Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video qui sul canale. Ragazzi, torniamo con i contenuti sul canale dopo 3 giorni di inattività e quindi torniamo in pompa magna a tornare a parlare di MotoGP e di Juventus. Partiamo ovviamente dalla MotoGP, come potete leggere dal titolo, consueto appuntamento top e flop. E quindi prima di addentrarci nella settimana che ci porterà in India al Gran Premio d'India, un appuntamento un po' insolito per il motomondiale ma sicuramente molto affascinante, torniamo a ripercorrere alcuni argomenti, alcune dinamiche del Gran Premio di San Marino. Ovviamente consueta classifica top e flop, quindi partiamo dai top del weekend in Italia e partiamo ovviamente da Jorge Martin. Terzo successo per lui in carriera, seconda doppietta della sua carriera per quanto riguarda l'accoppiata sprint race gara della domenica, quindi veramente una corsa sontuosa quella di Jorge Martin, che parte chiaramente dalla pole position, quindi fa un ottimo lavoro fin dal sabato, ma chiaramente completa il suo magico weekend facendo veramente una strepitosa sprint race e una fantastica, fantastica gara della domenica. Ovviamente chi parte dalla pole position è sempre, rientra sempre nella classifica, insomma, dei favoriti per il weekend, sia per quanto riguarda sprint sia per quanto riguarda la gara della domenica. Però chiaramente Jorge Martin approfitta delle defaillance fisiche di Bagnaia e di Bezzecchi, era il favorito numero uno rispetto ai pronostici, quindi chiaramente dalla domenica di Barcellona a San Marino ha recuperato comunque 16 punti a Pecco Bagnaia, consolida la sua seconda posizione nel campionato e sale a 36 punti di distacco da Pecco, quindi anche se non è ancora particolarmente pericoloso per il leader Bagnaia, perché comunque è un po' discontinuo, però intanto si è consolidato nella sua seconda posizione in classifica, quindi il ruolo di primo avversario, e poi sta comunque dimostrando weekend dopo weekend di avere comunque una convinzione importante, una costanza comunque assoluta, un weekend fatto da parte sua in maniera veramente eccezionale, senza errore, senza cali, quindi veramente è una sorta di maturazione per lui che speriamo lo possa confermare fra i top assoluti di questa epoca recente comunque della MotoGP. Il potenziale è tutto dalla sua parte, chiaramente parliamo di una giovane promessa veramente importante, una gemma di questo sport. Chiaramente è un po' discontinuo, lo scorso anno ha fatto più male che bene, adesso però vuole andare a duellare fino alla fine con Pecco Bagnaia. Vedremo come Pecco reagirà da un punto di vista fisico al prossimo weekend, sia nel prossimo weekend, perché chiaramente deve dare anche lui un segnale sia di ripresa da un punto di vista fisico sia di ripresa da un punto di vista mentale, perché deve rispondere comunque allo schiaffo importante che ha dato Jorge Martin, che doveva dare Jorge Martin e che è anche riuscito comunque a dare in maniera importante, quindi deve rispondere Pecco e vedremo se ci riuscirà sin dal prossimo weekend. Un weekend veramente importante quello di Martin, perché deve consolidarsi, deve trovare comunque continuità giusta, deve rispondere chiaramente anche il duo Bezzecchi-Bagnaia. E passiamo rapidamente da Martin a questo duo molto importante, li metto vicini perché chiaramente le condizioni fisiche erano precarie per entrambi. Ovviamente top di questo weekend anche il duo Bezzecchi-Bagnaia, Marco Bezzecchi e Francesco Bagnaia, entrambi con problemi fisici, la mano sinistra per il Bez, la gamba destra per Bagnaia, ma hanno replicato le posizioni della sprint race alle spalle di Martine, disputando una gara veramente importante. Hanno cercato di contendere allo spagnolo la vittoria fino alla fine, ci hanno provato in tutti i modi, nel primo pezzettino di gara Bagnaia, nell'ultimo pezzettino Bezzecchi. Chiaramente Martin ne aveva di più rispetto al duo italiano e quindi per loro era francamente impossibile andare a vincere, però hanno provato a contendergli la vittoria nonostante, ripeto, una condizione fisica che alla fine ha costretto soprattutto Pecco Bagnaia a rallentare e a tenere a bada poi un grandissimo Pedrosa che era in spolvero alle sue spalle. Però sono stati veramente fantastici. Bezzecchi ha accusato di meno il problema perché la mano sinistra, il polso sinistro per lui
era meno importante rispetto alla gamba destra di Bagnaia, in relazione proprio alla velocità, alla voglia di andare a prendere comunque il rivale davanti e essere comunque sempre competitivo. La mano sinistra di Bezzecchi gli creava qualche problema, ma non tanto quanto la gamba destra di Bagnaia, che nel cambio di direzione si vedeva essere impacciato, lento, sofferente. E poi chiaramente la sofferenza di Francesco, che a fine gara si accartoccia sulla moto, stanco morto, senza una fibra di energia in corpo, mentre invece Bezzecchi si vedeva che era già un po' più atletizzato da questo punto di vista, ha risposto meglio allo stress fisico, al dolore importante che gli sarà venuto sicuramente nella parte finale di gara. Quindi veramente una gara importante, duri e tosti questi due ragazzi, e questo aspetto mi fa veramente capire quanto comunque Bagnaia, sì, dalla sua abbia una moto veramente eccezionale, ma veramente questo ragazzo però ha fatto un percorso importante da un certo punto dello scorso anno ad adesso, veramente importante, perché magari un altro pilota, un altro Bagnaia avrebbe magari mollato nella seconda parte, magari si sarebbe fatto passare anche dallo stesso Pedrosa. Invece Bagnaia mantiene intatta comunque la sua enorme qualità e riesce, malgrado tutto, a portare a casa un podio veramente troppo importante. Poi ovviamente altro top di questo weekend, l'abbiamo nominato prima e sarà oggetto di discussione nel corso della settimana, perché avremo due video sulla MotoGP per avvicinarci al Gran Premio in India. Uno dove parleremo dei test di Misano che ci sono stati in questa settimana, test molto importanti con argomentazioni importanti da andare a sviscerare. L'altro ovviamente è il primo focus sulla MotoGP che porterò chiaramente il mio contenuto su Dani Pedrosa, top di questo weekend, quindi mi soffermo poco su di lui perché ne parleremo con una domanda nello specifico nel focus settimana prossima. Dani Pedrosa è ancora un fenomeno, o comunque il livello attuale della MotoGP gli permette di fare ancora determinate prestazioni? Tanto di cappello comunque per Dani Pedrosa, quasi 38enne, li compirà il 29 settembre, collaudatore KTM dal 2018, corre soltanto un paio di gare all'anno, ma in queste poche gare che lui percorre durante l'anno è sempre sempre competitivo. Ancora una volta sfiora un podio, finendo al quarto posto, primo delle non Ducati in sella ad una moto comunque della moto sviluppo, perché la moto del collaudatore. È veramente un ragazzo bravo, simpatico, elegante, fantastico come pilota, quindi veramente una personalità che ci mancherà nel momento in cui non lo vedremo più in pista, Dani Pedrosa, chiaramente età permettendo. Quindi forse la Honda lo ha praticamente fatto smettere troppo presto, forse non l'ha tenuto troppo in considerazione. Brava da questo punto di vista la KTM a prendere Dani Pedrosa, prendere la sua enorme esperienza e portarla appunto nella squadra austriaca. Veramente importante la sua gara, ma chiaramente ci torneremo. Sfiora il podio, l'avrebbe sicuramente meritato, perché sia nella sprint sia nella gara della domenica è stato veramente favoloso. E poi un altro pacchetto molto importante di piloti top di questo weekend, pacchetto Aprilia da questo punto di vista, perché abbiamo Vinales, Oliveira e Raul Fernandez. Io li metto tutti e tre vicini perché tutti e tre meritano un commento molto simile, perché dall'asfalto scivoloso di Barcellona a quello super abrasivo di Misano, per Aprilia è cambiato il mondo intero. A dire il vero lo si poteva comunque immaginare, anche se i piloti lo dicevano che comunque sarebbe venuta su una gara media, né vincente né negativa, quindi sono comunque partiti da casa Aprilia comunque con dichiarazioni in difesa. Però il loro weekend è stato veramente da top, perché Vinales, Oliveira, Raul Fernandez hanno fatto veramente una gara importantissima. Vinales quinto, che precede l'altro pilota appunto della RNF, Oliveira, e poi buona anche la gara per Raul Fernandez, che conclude comunque in ottava posizione, lui che è sempre stato nelle parti dietro della classifica, la parte sinistra, ecco, della classifica. Invece fa un weekend molto importante, sfruttando comunque il fatto che tutte le Aprilie,
quasi tutte nello specifico, e dopo torneremo su un'altra Aprilia che invece non ha fatto bene, però quasi tutte le Aprilie avevano comunque un buonissimo assetto, e quindi questo gli ha permesso comunque di andare forte. Ripeto, una gara media per loro, né vincente né negativa, però questi tre piloti sono riusciti a tenere alto comunque il nome Aprilia e sono stati comunque lì, vicino, nelle parti vicine comunque del podio. Hanno duellato comunque ad un certo punto per delle posizioni importanti. Ripeto, Vignales ha concluso la gara in quinta posizione, Oliveira comunque sesto, e dietro di loro c'erano comunque tanti piloti che sulla carta potevano fare meglio, ad esempio Luca Marini. Quindi comunque stiamo parlando di piloti importanti che sulla carta potevano fare molto meglio di loro, e invece loro hanno tenuto in piedi una barca che comunque doveva lottare in difesa, ma poi difesa neanche così tanto, perché comunque ripeto, quinto, sesto e ottavo hanno fatto una gara molto importante. Ultimo top da appunto commentare in questo video è Marc Marquez. Chiaramente Marc, che ha una Honda così disastrata, riesce a farla performare addirittura cercando di prendere la quinta posizione, perché lui era in lotta con Maverick Vinales per la quinta posizione. Conclude la gara in settima posizione, ma ha fatto veramente un miracolo Marc Marquez. Tanta tanta roba. Per capire basta fare il solito confronto con gli altri piloti Honda, ragazzi, perché a parte la solita caduta di Mir, quanto mi dispiace per il periodo che sta vivendo questo ragazzo, perché non è così scarso Joan Mir, non è così scarso questo pilota, ma veramente non riesce a performare in nessuna maniera. Però ragazzi, Bradl e Nakagami sono arrivati penultimo e ultimo. Marc Marquez in settima posizione, e in tutta la gara comunque ha dato la sensazione di poter lottare fino alla quinta, quindi comunque fino a Maverick Vinales. Dani Pedrosa poi in avanti era un altro mondo per lui, però cavolo, fino alla quinta posizione è riuscito comunque a lottare. Sì, conclude in settima, ha fatto comunque una tattica importante, quella di mettere la soft al posteriore, e comunque ha duellato fino alla fine. Quindi molto bene Marc Marquez, sicuramente uno dei top di questo weekend, e cavolo, ci fa pensare che comunque questa gara, che Marc abbia trovato una nuova serenità, un momento finalmente sereno per questo ragazzo, sia psicologicamente, ma soprattutto, quello mi riferivo, fisicamente, perché il ragazzo ci sta da un punto di vista fisico, è tornato da un punto di vista fisico. Forse avrà già deciso il suo futuro, e si parla di Gresini, ne abbiamo parlato nei video appositi, però ragazzi, Marc è tornato a fare la differenza, è tornato a guidare come soltanto lui sa fare, e quindi cavolo, veramente voto iper positivo per lui. Adesso passiamo ai flop del weekend, e mi dispiace perché un parallelismo con Marc Marquez lo possiamo fare con Fabio Quartararo, perché entrambi stanno vivendo un momento molto molto negativo, moto alla mano, e però Marc Marquez fa una gara da top. Passiamo ai flop e nominiamo il suo alter ego praticamente, Fabio Quartararo, perché entrambi, ripeto, vivono la stessa condizione, sono entrambi due super piloti incastrati in delle moto che non gli permettono di performare ad alti livelli, come loro meriterebbero, perché Marc Marquez meriterebbe di duellare per il mondiale fino all'ultimo secondo del Gran Premio finale del campionato, stessa cosa anche Fabio Quartararo, però flop Quartararo, e quindi mi dispiace davvero tanto, perché Quartararo potrebbe fare tante cose come le fa Marc Marquez. Quindi lui poteva fare il weekend alla Marquez, si vede proprio che non ne poteva fare, non lo poteva fare. Solita gara opaca sia per lui sia per Franco Morbidelli, suo compagno di squadra. Li mettiamo accomunati nella stessa valutazione. Piloti Yamaha allo sbando, Quartararo 13esimo, Morbidelli 15esimo, quindi veramente voti iper negativi. Fabio Quartararo poi, tra l'altro, avrà dei problemi importanti, e li sviscereremo nel video dei test a Misano, perché forse lui attendeva più i test di Misano che la gara di Misano. Quindi questo è sicuramente un qualcosa di molto negativo da andare a valutare. Però, cavolo, ragazzi, in alcuni momenti del weekend pensavo proprio a questo, nel senso che Quartararo sembra quasi più proiettato ai test di Misano rispetto alla gara di oggi. Quindi veramente molto negativa la sua prova. Ne parleremo di
Yamane di Quartararo per quanto riguarda i test di Misano nei prossimi video. Chiaramente anche lì sviscereremo delle tematiche importanti sul futuro del Diablo. Però, cavolo, da una parte abbiamo un Marc Marquez che riesce a fare un weekend da top, invece non riesce a farlo Fabio Quartararo. Devo essere sincero, comunque lui l'ha fatto il weekend da top in altri momenti del campionato, quindi si vede proprio che in questa gara specifica non poteva fare più di quello. Mi dispiace anche per Franco Morbidelli, forse l'anno prossimo si accaserà alla Pramac, però insomma, Franco deve anche meritarsi la Pramac perché è una delle moto più ambite del Circus. E quindi, cavolo, Franco, un qualcosina in più perché quella moto lì è ambita. Non vorrei che questo tipo di risultati potrebbero mettere, diciamo, in cattiva luce, ecco, il futuro già scritto di Morbidelli con la Pramac. Ultimo flop, lo diamo ad Aleix Espargaró. Quindi dopo aver parlato di Aprilia ipercompetitiva per quanto riguarda appunto le gare di Vinales, di Raul Fernandez addirittura e di Miguel Oliveira, male invece Aleix Espargaró, trionfatore di Barcellona che finisce però la gara in dodicesima posizione. Un flop inaspettato perché comunque se vediamo dove è arrivato ad esempio Raul Fernandez che skill alla mano è il pilota più scarso di casa Aprilia, seppur comunque molto giovane con ampi margini di miglioramento, ma da un lato parliamo di un ragazzino, dall'altro lato parliamo di un Aleix Espargaró veterano di questo sport. E cavolo, che sicuramente Aprilia deve aspettare piste più consone per vedere comunque l'Aprilia tornare nelle parti alte della classifica. Però, cavolo, da un lato abbiamo Vignales, stessa moto in quinta posizione, Aleix Espargaró dodicesimo. Quindi, sicuramente avrà modo Aleix per dimostrare comunque, dimostrare di nuovo il suo grande livello. Però, sicuramente la gara di Misano per lui è stato un flop molto, molto importante. Ragazzi, questo era il video di approfondimento sulla Top e Flop. Classifica consueta per quanto riguarda le gare di MotoGP. Abbiamo ancora una volta parlato di Misano, ma torneremo a parlare di Misano settimana prossima. Come ho detto prima, doppio video che ci aspetta perché da un lato parleremo dei test di Misano importantissimi per il futuro di Marc Marquez e di Fabio Quartararo, due così non banali, due nomi non banali, e dall'altro lato dobbiamo continuare il discorso, ad esempio, in un focus dedicato a Dani Pedrosa. Dobbiamo continuare a parlare di Dani Pedrosa perché abbiamo un interrogativo che vi ho detto prima da sviscerare con un video apposito. Ragazzi, mettete like se questo video vi è piaciuto, iscrivetevi a questo canale se non potete perdere nessun altro aggiornamento sui miei video futuri, ma soprattutto ragazzi ditemi la vostra nei commenti, la vostra personale classifica top e flop. Io vi saluto, ciao a tutti da Domenico Versa, ciao a tutti raga.